divenne simbolo di umanità e altruismo, bellezza ed eleganza. Conquistò il cuore del suo popolo e di tutto il mondo. Stiamo parlando di Diana Frances Spencer, principessa del Galles, conosciuta soprattutto col nome di Lady Diana o Diana, una variante di origine inglese diffusa in Italia. Ma per molti è semplicemente Lady Di. Noi oggi la chiameremo Diana. Su questa donna straordinaria ci sarebbero davvero molte cose da dire, ma come al solito proverò a semplificare e a riassumere ciò che Diana è stata per il mondo, ciò che Diana ha dato al mondo. Diana nacque l'1 luglio 1961 a Sandringham, nel Norfolk. Era la quarta dei cinque figli di Frances e John Spencer, i Visconti Althorp. Si pensa spesso, sbagliando, che quella di Diana fosse una semplice famiglia borghese. In realtà la sua era un'aristocratica famiglia britannica, tra le più antiche e importanti, connessa da secoli alla famiglia reale. John e la moglie avevano avuto due figlie, Sarah e Jane, e un figlio, che però morì 10 ore dopo la sua nascita. Entrambi speravano in un figlio maschio che portasse avanti il nome della famiglia, ma la nascita di Diana deluse le loro aspettative. Fu chiamata Diana Frances, Diana in onore di un'antenata degli Spencer, Diana Russell, duchessa di Bedford. 3 anni dopo la sua nascita, nel 1964, dalla coppia nacque finalmente un figlio maschio, Charles. Diana crebbe a Park House, nei pressi della residenza reale di Sandringham, che la sua famiglia prendeva abitualmente in affitto, anche se la dimora ufficiale degli Spencer era da sempre la tenuta Althorp. La madre aveva una relazione con un altro uomo, e quando Diana aveva solo 7 anni, lasciò il marito per stare insieme a lui. Sarah e Jane in quel periodo si trovavano in collegio. I genitori si separarono e Diana ne soffrì molto, non voleva accettarlo. Lei e Charles furono affidati al padre, che ottenne la loro custodia. I due fratelli erano molto legati, tanto che Charles dichiarò poi che Diana, pur essendo una bambina, gli fece quasi da madre, e anche per questo non ebbe certo un'infanzia facile. Nel 1973 suo padre cominciò una relazione con una donna di nome Rain, contessa di Dartmouth. Il 9 giugno 1975 il nonno di Diana, Albert Spencer, morì e la nipote ricevette il titolo di Lady. Il padre, invece, ereditò quello di Conte Spencer. E l'anno dopo, il 14 luglio 1976, sposò Lady Dartmouth. Rain, che adesso era la contessa Spencer, non era molto apprezzata dai figli del marito, che si prendevano spesso gioco di lei, riempendola degli stessi scherzi che per anni avevano riservato alle governanti. Diana e il fratello inventarono, per esempio, delle filastrocche per prenderla in giro e le davano spesso dei nomignoli come Acid Rain. A Diana non stava affatto simpatica e per tanto tempo non andarono d'accordo. I loro rapporti cambiarono poi in futuro, legarono dopo la morte di John e il divorzio di Diana. Dopo la scuola pubblica, Diana frequentò il collegio Riddlesworth Hall nel Norfolk, ma non era molto brava nello studio e si trasferì in un'altra scuola nel Kent. Ma anche qui non andò bene e infatti per 2 volte fallì l'esame di maturità. A quanto pare era particolarmente timida, ma aveva molte passioni. Ad esempio, amava la musica e si dimostrò un'abile pianista. Era brava anche nel nuoto e nelle immersioni, ma soprattutto amava la danza classica, che studiò fin da piccola. Diana, infatti, era molto brava e voleva diventare una ballerina professionista. Era troppo alta, però, per poter aspirare a una carriera di danzatrice. Nel 1977 frequentò per 3 mesi una scuola di buone maniere in Svizzera. Nel 1978 tornò a Londra e andò a vivere nell'appartamento della madre, che si trovava spesso in Scozia. Quando compì 18 anni le fu regalato un appartamento e visse lì fino al 1981 con delle amiche. Frequentò un corso avanzato di cucina e poi lavorò come insegnante in un'accademia di danza per bambini alle prime armi, ma dovette lasciare il lavoro
a causa di un incidente di sci che le provocò problemi alla caviglia. Diana amava i bambini e poco dopo cominciò a lavorare come assistente in un asilo, in un lussuoso quartiere di Westminster. Nel 1977, durante una battuta di caccia ad Altorp, Diana incontrò per la prima volta colui che sarebbe diventato suo marito, Carlo, principe del Galles ed erede al trono britannico, figlio della regina Elisabetta II e di suo marito, Filippo, duca di Edimburgo. Ironia del destino, lui allora frequentava sua sorella, Sarah Spencer, e non pensava minimamente alla possibilità di una storia d'amore con Diana. Carlo, che aveva quasi 30 anni, riceveva molte pressioni da parte dei suoi genitori affinché si sposasse con una giovane di buona famiglia. Nell'estate del 1980 i due si incontrarono di nuovo e stavolta Carlo la notò. Il suo prozio gli aveva detto: «In un caso come il tuo, un uomo deve dare sfogo ai propri istinti e avere più relazioni che può prima di mettere la testa a posto, ma per moglie deve scegliere una donna attraente, di buon carattere». Carlo era un giovane che era stato con diverse donne. Fra tutte spiccava Camilla, che però era sposata. Ma per quanto Carlo ne fosse infatuato, Camilla non poteva diventare la sua sposa. La famiglia reale non avrebbe accettato una donna divorziata, che peraltro era anche già stata privata della sua verginità. Diana invece era la consorte ideale e fu accolta molto bene dalla famiglia reale. Era bella, intelligente e di buona famiglia. Carlo non poteva certo sperare di meglio. I paparazzi, che cominciarono a vedere Carlo in compagnia di questa nuova ragazza, non esitarono a fotografarli. Vedendo gli obiettivi, Diana si nascondeva, ma i giornalisti, tuttavia, impiegarono poco tempo a scoprire chi fosse. E Diana, in breve, si trovò letteralmente perseguitata dalla stampa. E quello, purtroppo, sarebbe stato solo l'inizio. Tutti erano convinti ormai che lei e il principe si sarebbero sposati. E infatti, il 6 febbraio 1981, Carlo invitò Diana al castello di Windsor e proprio lì le fece la proposta di matrimonio. Lei accettò. E il 24 febbraio 1981, Buckingham Palace annunciò ufficialmente il loro fidanzamento. Diana disse successivamente che lei e Carlo si erano incontrati solo 13 volte prima dell'annuncio, e questo ci fa capire che sicuramente non si conoscevano ancora abbastanza. Oltretutto, quando fu annunciato il fidanzamento, alla coppia venne fatta un'intervista, e in futuro Diana affermò che una delle risposte di Carlo la traumatizzò, gettandola nello sconforto. Quando il giornalista chiese loro se fossero innamorati, Diana rispose subito «ovviamente». Carlo invece rispose «sì, qualunque cosa significhi innamorarsi». Diana si trasferì in una suite all'interno di Buckingham Palace e studiò il protocollo reale. In pochi mesi si arrivò al 29 luglio 1981, giorno del matrimonio. La coppia scelse di sposarsi nella cattedrale di San Paolo, a Londra, che offriva più posti a sedere invece che nell'abbazia di Westminster, come era tradizione per i matrimoni reali. Lady Diana indossava un abito in taffetà e seta color avorio, adornato da pizzi antichi, ricami fatti a mano, perle e con uno strascico lungo ben 7 metri, secondo il gusto di Diana, che voleva avere lo strascico più lungo di qualunque altro precedente matrimonio reale. Furono delle vere e proprie nozze da favola. Milioni di persone riempirono le strade di Londra, ansiose di vedere la sposa durante il tragitto che l'avrebbe condotta alla cattedrale. Il matrimonio fu trasmesso anche in Mondovisione e seguito da più di 750 milioni di persone. Lady Diana giunse alla cattedrale accompagnata dal padre, il conte Spencer, dove Carlo la attendeva. All'altare, su richiesta della coppia, Diana non espresse voto di obbedienza al marito e accidentalmente, durante le promesse, invertì l'ordine dei nomi dello sposo, dicendo Philip Charles Arthur George al posto di Charles Philip Arthur George. Ma anche Carlo fece un errore. Disse di voler offrire alla sposa
i suoi beni anziché tutto il suo bene. Dopo il matrimonio, Diana diventò automaticamente principessa del Galles. I due, come da tradizione, si affacciarono al balcone di Buckingham Palace e si baciarono romanticamente, come in una fiaba, dando vita alla tradizione del bacio al balcone. La coppia si trasferì a Kensington Palace e il 21 giugno 1982 Diana diede alla luce l'erede al trono, il principe William, e fu il primo erede a nascere in un ospedale pubblico invece che a palazzo, come invece pretendeva la famiglia reale, da tradizione. William, che ancora oggi, dopo il padre, risulta essere il secondo in successione al trono, il 29 aprile del 2011 ha sposato Kate Middleton, che dal 2010 porta al dito l'anello di fidanzamento che Carlo regalò a Diana, scelto da lei stessa. Due anni dopo William, il 15 settembre 1984, nacque un secondo figlio, il principe Harry, che il 19 maggio del 2018 ha sposato Meghan. Diana rivelò che durante questa seconda gravidanza lei e Carlo erano molto uniti. Era una madre affettuosa, molto interessata alla vita dei figli, e anche in questo seppe distinguersi. Passava molto tempo insieme a loro. Prendeva decisioni senza chiedere l'approvazione del marito o della famiglia reale. Scelse i propri nomi, licenziò la governante reale, decise quale scuola avrebbero frequentato e come si sarebbero vestiti. Era una donna particolarmente scrupolosa coi figli. Diana organizzava i suoi doveri e impegni pubblici, andando incontro alle esigenze di William e Harry. Spesso li accompagnava anche a scuola, come qualsiasi madre. In loro compagnia, Diana era molto felice. Voleva che, a differenza sua, i due non avessero un'infanzia difficile. Diana voleva essere presente nelle loro vite. Ma il suo ruolo fece sì che venisse presto assorbita dalla quantità esponenziale di doveri ufficiali. E furono tanti viaggi per far visita ai vari stati del mondo. Il suo primo viaggio con Carlo fu una visita in Galles, dove tenne il suo primo discorso pubblico. Poi visitarono i Paesi Bassi, l'Australia, la Nuova Zelanda. Fecero anche un lungo tour in Italia, insieme ai due figli. E nel novembre 1985, Diana fece il suo primo viaggio oltreoceano per andare negli Stati Uniti. Durante il tour, lei e il marito incontrarono alla Casa Bianca Ronald Reagan, 40° presidente degli Stati Uniti, e la moglie, la First Lady Nancy. Durante la festa organizzata per l'occasione, Diana ballò con John Travolta, indossando un sensuale abito di velluto color blu notte. Si imbarcarono poi per un viaggio attraverso il Giappone, l'Indonesia, la Spagna e il Canada. In Canada visitarono l'Expo 1986, dove Diana cadde svenuta mentre si avvicinava al marito. E in seguito disse che lo svenimento fu causato dai suoi disturbi alimentari, di cui cominciò presto a soffrire. Disse anche che Carlo, anziché offrire appoggio, la rimproverò, perché avrebbe dovuto avere il buon gusto di svenire in privato e non davanti a tutti. Visitarono anche il Portogallo, la Francia, la Germania, l'Arabia Saudita e molti altri stati del mondo. Diana viaggiò sia in compagnia di Carlo che da sola. Diana era molto amata dal popolo e fu proprio la risolutezza che la contraddistinse, la sua voglia di uscire dagli schemi a farla apprezzare ancora di più. A tutti piaceva la sua umiltà e la sua indipendenza. Dava quasi l'illusione che fosse una di loro. Infatti, non a caso, fu soprannominata la principessa del popolo. Diana era molto affascinata dalla moda e divenne nota, infatti, anche per il suo stile e la sua eleganza, ed era il punto di riferimento estetico di molte donne. Ma la principessa del Galles fu soprattutto famosa
per l'impegno sociale e la sua grande compassione verso i meno fortunati. Furono davvero tante le sue opere di beneficenza e fu la portavoce di molte associazioni benefiche alle quali diede un grande appoggio. Aiutò i senza tetto, i tossicodipendenti e gli anziani. Visitò i malati in tutto il mondo, portando a volte con sé anche i figli. E diede il suo appoggio anche a molte campagne sulla difesa degli animali e contro l'uso delle armi. Dimostrò forte interesse per cause che la famiglia reale aveva sempre ignorato, come l'AIDS e la lebbra, e suscitò grande scalpore quando fu pubblicata una foto di lei che stringeva la mano a un malato di AIDS, eliminando la convinzione allora molto diffusa che la malattia venisse trasmessa anche solo col tatto. Diana, che aveva anche molti amici omosessuali e non sopportava l'inferno in cui erano costretti a vivere, fece la sua parte, incitando il mondo ad aiutare queste persone, ben consapevole dell'influenza che la sua posizione avrebbe avuto sul mondo. Negli anni Diana instaurò un forte legame con Madre Teresa di Calcutta, che rappresentò per lei una sorta di guida spirituale. Era sempre al centro dell'attenzione, anche più del marito. Tutti acclamavano lei, non lui, che era ormai inevitabilmente finito in secondo piano. Tutti volevano fotografare Diana, salutare Diana, conoscere la vita di Diana. Ma questo causò una forte pressione mediatica. I fotografi, i giornalisti non la lasciavano mai in pace e a tutte le ore del giorno e della notte lei si sentiva spiata. Nessuno la sosteneva, neppure Carlo, che era spesso distante da lei, e Diana cominciò a soffrire di depressione. E le cose peggiorarono quando scoprì che Carlo la tradiva, niente poco di meno che con Camilla, e chissà da quanto tempo. Nessuno era ancora a conoscenza di questa storia, a parte pochi amici fidati. Diana in futuro raccontò di aver affrontato Camilla, chiedendole per quale motivo continuasse a stare con Carlo. E Camilla, a quanto pare, avrebbe replicato all'incirca così: «Non riesco a capire perché ti agiti. Tutti ti ammirano. La gente ti ha messa su un piedistallo, come un monumento. Hai tutto quello che vuoi». E Diana avrebbe ribattuto: «Non ho tutto, tu hai mio marito». Diana stava molto male, soffriva anche di disturbi alimentari come la bulimia e ci furono anche tentativi di suicidio. I rapporti con Carlo erano difficili e i litigi frequenti. Oltretutto, sembrava che lui contribuisse a creare in lei delle insicurezze. La stessa Diana, infatti, poi disse: «Mio marito mi ha fatto sentire inadeguata in ogni modo possibile e ogni volta che riuscivo a sollevarmi, il suo atteggiamento mi spingeva nuovamente verso il baratro». La sua vita era perennemente sui giornali e la stampa pubblicava senza alcuno scrupolo qualsiasi cosa la riguardasse. Veniva considerata a tutti gli effetti la donna più fotografata del mondo. Anche Diana, però, intraprese una storia con un altro uomo, James, suo istruttore di equitazione. Durante gli anni 90, il matrimonio di Diana e Carlo si ruppe, inevitabilmente, e ben presto fu annunciata la loro separazione. Entrambi rivelarono diverse cose dell'altro, accusandosi a vicenda del fallimento del loro matrimonio, e vennero a galla anche le voci sui tradimenti reciproci. Furono anche intercettate delle telefonate fra Diana e James e poi fra Camilla e Carlo, che fecero molto più scandalo perché sui giornali vennero pubblicate le loro conversazioni ad alto contenuto erotico. E Camilla, a quanto pare, non uscì di casa per 3 settimane dalla vergogna. Il pubblico era schierato con Diana e Carlo, nel 1994, cercò di riacquistare consenso, rilasciando un'intervista in cui dichiarava di aver tradito Diana con Camilla, ma di averlo fatto solo quando il matrimonio con Diana era già naufragato. La stessa sera Diana partecipò al famoso Garden Party e si presentò da sola
indossando un mini abito di seta nero che lasciò tutti senza parole e fu soprannominato infatti l'abito della vendetta. Ma il 20 novembre 1995 fu Diana a rilasciare un'altra intervista che fece molto più scalpore e gettò imbarazzo sulla famiglia reale. Parlò a tutti a cuore aperto, raccontando senza filtri tutta la verità. Parlò della sua storia con James, delle sue malattie, delle difficoltà che il matrimonio reale aveva comportato e delle severe regole. Riguardo a Camilla, pronunciò la famosa frase: «Eravamo in tre, in questo matrimonio un po' troppo affollato». Parlando invece del futuro e dell'eventualità di diventare regina, Diana disse: «Mi piacerebbe essere la regina nei cuori delle persone, ma non mi vedo come regina di questa nazione». Dopo questa intervista, la regina Elisabetta pretese che i due divorziassero e loro accettarono. Diana perse il titolo di altezza reale, ma in quanto madre dei due principi William e Harry, continuò a godere di molti dei privilegi ottenuti col matrimonio. Durante il divorzio, Diana rivelò che Carlo non l'aveva tradita solo con Camilla, ma anche con un'altra donna, la governante da lui stesso assunta per occuparsi dei figli, che era anche la sua assistente. Diana in seguito cominciò a uscire con l'egiziano Dodi Al-Fayed, figlio di Mohamed Al-Fayed, un ricco imprenditore, produttore cinematografico e discografico. Dodi la invitò a passare l'estate insieme a lui, come sua ospite nella sua villa in Francia. Diana accettò e andò lì insieme ai figli. Era felice, spensierata. Con Dodi stava benissimo. Ma anche stavolta la favola ebbe breve durata, perché sarebbe finita presto, per l'esattezza, la notte del 31 agosto 1997. Dopo aver trascorso diversi giorni navigando su uno yacht lungo le coste dell'Italia e della Francia, Diana e Dodi arrivarono a Parigi, sabato 30 agosto 1997. Sarebbero rientrati presto a Londra, ma rimasero lì per passare una notte all'Hotel Ritz, di proprietà della famiglia Fayed. Ma ovunque Diana andasse, i paparazzi continuavano a perseguitarla e anche in questo caso, appena scoprirono dove si trovasse, si precipitarono in massa all'hotel. Diana e Dodi allora decisero di lasciare l'hotel per andare in un altro appartamento, anche questo di proprietà della famiglia di Dodi. Ma i giornalisti li avrebbero assaltati, così decisero di prendersi gioco di loro e fecero arrivare un'auto davanti all'ingresso principale per far credere che sarebbero usciti proprio da lì. E invece Diana e Dodi fuggirono da un'uscita secondaria dove li attendeva un'altra auto. Con loro c'era Harry Paul, capo della sicurezza dell'albergo che fece da autista, e Trevor Rhys-Jones, che faceva parte della squadra di sicurezza privata della famiglia Fayed. Ma i fotografi comunque capirono tutto e cominciarono a seguirli. L'auto in cui si trovava Diana imboccò il tunnel di Place de l'Alma a 00:23. All'ingresso del tunnel, l'autista, Harry Paul, perse il controllo della Mercedes, che sbandò e andò a sbattere su uno dei pilastri del tunnel, il 13° per la precisione. I fotografi li raggiunsero, alcuni chiamarono i soccorsi e altri ebbero anche il coraggio di scattare delle fotografie. Qualcuno di questi poi fu anche arrestato. Dodi Al-Fayed e l'autista Harry Paul morirono sul colpo. La guardia del corpo di Dodi, che era il solo ad avere la cintura allacciata, rimase ferito gravemente, ma riuscì a sopravvivere grazie a un intervento chirurgico che durò 10 ore. Diana invece, anche lei gravemente ferita, era ancora viva. La trovarono distesa, sanguinante, mentre mormorava ripetutamente «Oh mio Dio!» e chiamava il nome di Dodi. Venne trasportata in ospedale da un'ambulanza, dove arrivò verso le 2, ma ci fu poco da fare. Le ferite erano gravi ed erano tante, e 2 ore dopo il suo arrivo, Diana venne dichiarata morta. Il popolo britannico esplose. Era addolorato per la morte
dell'amata Lady Di, non voleva credere a questa brutta notizia. E proprio per questo, nonostante non avesse più il titolo di Altezza Reale, si decise, in suo onore, di celebrare un funerale pubblico. Quando Carlo venne a conoscenza della notizia, incredulo, rendendosi conto della gravità, pare abbia detto: «Mi daranno la colpa, non è vero?» Poi andò a Parigi e fu il primo a entrare nella camera mortuaria in cui si trovava Diana. E a quanto pare si fece prendere dalla commozione. Il personale ospedaliero notò i suoi occhi lucidi. La regina, che si trovava in Scozia, fu attaccata dalla stampa e dal popolo, accusata di infischiarsene del tragico evento. Così la regina tornò a Londra e in un discorso avvenuto in diretta TV rese omaggio a Diana, definendola un essere umano straordinario, che nei momenti felici, come in quelli di sconforto, non aveva mai perso la capacità di sorridere o di ispirare gli altri con il suo calore e la sua bontà. Il 6 settembre fu celebrato il funerale e le strade di Londra si riempirono con 3 milioni di persone, molte delle quali piangevano e gettavano fiori al passaggio del feretro lungo il percorso che tracciava. Di fronte al feretro, Elisabetta piegò il capo in segno di rispetto. Diana venne sepolta nella tenuta di famiglia ad Althorp. La versione ufficiale ha classificato la morte di Lady Diana Spencer come un incidente. Adesso so che a questo punto vi dividerete. C'è chi crederà a questa versione e chi invece appoggerà le teorie complottiste. Visto l'argomento delicato, io non esprimerò il mio parere, perché non voglio influenzare l'opinione di chi guarderà questo video. Mi limiterò però ad esporre i fatti. Secondo la versione ufficiale, l'autista era ubriaco, aveva pure fatto uso di psicofarmaci e per seminare i paparazzi aumentò la velocità della guida, perdendo il controllo dell'auto. Ma a molti le cose ancora oggi non quadrano, a causa di diversi dettagli che crearono non pochi dubbi. Per esempio, secondo molti, l'autista non era affatto ubriaco. Altra cosa strana fu l'ambulanza, che si recò sul luogo dell'incidente poco dopo, ma arrivò in ospedale solo alle 2. Una delle teorie più votata, sostenuta soprattutto dal padre di Dodi, è che Diana e gli altri insieme a lei siano stati vittime di un complotto organizzato dai servizi segreti britannici. Un ex ufficiale dei servizi segreti britannici sostenne che uno dei piani di una loro operazione per uccidere un leader serbo anni prima prevedeva la messa in scena di un incidente d'auto provocato da una potente luce che avrebbe accecato l'autista e visto che la notte del 31 agosto molti testimoni affermarono di aver notato un forte bagliore poco prima dello schianto, questa teoria fu presa molto in considerazione perché si pensò che Diana e gli altri fossero stati uccisi con lo stesso piano. Un'altra teoria molto votata è che fossero coinvolti proprio i membri della famiglia reale. A quanto pare, qualche tempo prima, Diana scrisse una lettera in cui spiegava quanta paura avesse di morire a causa del suo sospetto che Carlo stesse orchestrando un incidente d'auto per ucciderla. «Questa particolare fase della mia vita è la più pericolosa. Mio marito sta pianificando un incidente nella mia macchina, un guasto ai freni per causare un grave trauma cranico». E per quale motivo la famiglia reale avrebbe dovuto ucciderla? Sempre secondo l'opinione pubblica, pare che Diana fosse una minaccia e avesse gettato fin troppo imbarazzo sulla famiglia reale. Oltretutto, nelle ultime fasi della sua vita, la sua storia con Dodi, di cui si cominciò a dire fosse incinta, peggiorò tutto. Un figlio di origini arabe
sarebbe diventato il fratellastro dell'erede al trono e questo avrebbe umiliato ancora di più la corona britannica. Queste sono solo alcune delle tante teorie di complotto che aleggiano attorno alla figura di Diana. E voi cosa ne pensate? Quale delle tante teorie appoggiate? Si conclude qui il video su questa donna tanto straordinaria, che ha lasciato un segno indelebile, sia nella storia che nei cuori di tutto il mondo.